Come si stava parlando appunto di quanto sta succedendo in Europa per quel che concerne le italiane, ma attenzione perché chiaramente la Serie A non si ferma mai, non si fermano anche mai le dichiarazioni anche riguardanti proprio la suddetta, e quindi io vorrei condividere con voi la stoccata che ha fatto Maldini al Milan. A tal proposito chiedo alla nostra regia di mandarla in grafica, e lui dice: il segreto dell'Inter sono i dirigenti, ma leggiamo nel dettaglio. Maldini su Inter e Napoli. Sì, questa in realtà va bene, avete ragione, assolutamente, scusate, stavo facendo io un errore. Scudetto Inter è molto indicativo quello che è successo. L'Inter ha una struttura sportiva che determina il futuro dell'area sportiva stessa. È stata gratificata con concetti a lunga scadenza. C'è stata un'idea di strategia. Il loro segreto sono i dirigenti. Non è un caso, attenzione, che il Napoli sia andato male dopo gli addii di allenatore e direttore sportivo. Si dà poca importanza. Il gol dell'Atalanta! Ruggeri, grandissimo gol, la mette sotto l'incrocio. L'Atalanta va sul 2-0 al minuto 52. Aveva rischiato l'Atalanta poco fa, Ndiaye aveva avuto una grande occasione per l'OM, ma l'Atalanta qui ha trovato un gol bellissimo di Ruggeri, grande giocata collettiva, e poi Ruggeri che si trova questo pallone, è lui che inizia l'azione, scambia con Lookman, Lookman gli dà la palla dentro, lui entra, se la sposta di destro, sul destro, poi, la di destro e la mette sotto la traversa, grandissimo gol, 2-0 Atalanta. Di destro lui è mancino, giustamente diceva Max Lavia, la mette proprio nel 7, ragazzi. Mamma mia che gol che ha fatto, mamma mia. Beh, bel gol, voglio un commento di Becca a questo gol. Mi piace un po' per Correa, però fa niente. Parliamo di cose serie. Mi stavo dimenticando, hai ragione. Parliamo di cose serie, l'ho avuto io con i miei Hunter di Nazionale. Era un ragazzo che vedevi che era bravo e mi viene da ridere perché veniva da un infortunio e ci ha messo dei mesi a recuperarlo perché non era sereno. E vederlo che è arrivato a quei livelli qua... Ritorniamo a parlare, grazie, la regia mi aiuta, di Maldini, delle dichiarazioni su Inter e Napoli. Riprendo dal: non è un caso che il Napoli sia andato male dopo gli addii di allenatore e direttore sportivo. Si dà poca importanza alla gestione del gruppo. A volte si considerano i giocatori come macchine che devono produrre qualcosa. Per farlo servono persone che li aiutino a farlo. Il supporto ai calciatori credo che sia ancora qualcosa di inespresso nel calcio, sia in Italia sia a livello mondiale. Ci si dimentica che sono ragazzi giovani che hanno bisogno di supporto e di qualcuno che dica loro le cose come stanno. Non sempre è facile arrivare a parlarne con loro. E allora parto da Becca, visto che Becca appunto tu sei anche dentro l'ambiente dei giovani, hai seguito eccetera. E ti chiedo, effettivamente è difficile? E poi la scoccata di Maldini, perché non va leggero neanche questa volta. Ah, beh, Paolo è carismatico, ha fatto una carriera straordinaria, però da dirigente è completamente diverso e ruoli diversi. Però lì dipende sempre. Io, per esempio, nel piccolo credo molto nel rapporto a livello anche soprattutto psicologico. Okay. Quindi è al di là della preparazione che calcio, come dice il mio amico signor Paolo Bargigia, è cambiato, non è più come Garibaldi, però quella cosa che abbiamo dentro qua, se tu ce l'hai quando tanti anni fa e anche adesso. No, Becca. Perché tutto, no, e finisco Paolo. Sì, no, avevo ragione. È tutto migliorato, a tutto a livello, però il cervello nella gestione è quello che fa la differenza. Sì. No, ma io su questo ti do ragione, io dico che sono cambiate le metodologie di allenamento, il modo di approcciare le partite, il coraggio. Però, detto che però no, l'aspetto mentale è molto importante e secondo me, al di là ovviamente della stoccata di e Maldini, del rosicamento di Maldini per essere stato Max, ma no, una volta che stato mandato via, no, però dice una cosa vera, cioè lui lì quando esprime questo concetto parla probabilmente di sé e del lavoro che faceva lui al Milan, infatti sì. Perché noi pensiamo che il direttore sportivo sia solo quello che fa le compravendite dei giocatori, sì, no? E che parla con i procuratori o che gestisce gli osservatori. Invece, per esempio, mi rifaccio a quello che è successo a Napoli quest'anno. Cioè, hai perso Giuntoli, lascia perdere l'allenatore, parliamo di pari ruolo. Sì.
che faceva da collante tra l'allenatore e la squadra, che faceva i colloqui con i giocatori, che li prendeva da parte, colloqui individuali e collettivi. Maldini credo che al Milan incidesse molto in questa opera, perché quando se n'è andato tantissimi giocatori, no, hanno avuto belle parole per lui, e anche Leao aveva spiegato che Maldini gli è stato molto vicino, gli ha spiegato cos'era il Milan nei momenti difficili quando lui è arrivato. E quindi secondo me, no, in questa ragione, sono persino arrivato a dare ragione al Becca su questo. No, nel senso che l'aspetto... No, mentale, ma è vero. Certo, no, adesso al di là delle peso, battute, beh, ovviamente ha un peso. Io, onestà massima, cioè il direttore sportivo capace è quello che ti risolve un sacco di problemi, che li prevede, li anticipa e prova a risolverli. Non è quello che fa lo yes man del presidente o si occupa solo delle sue cose. E Maldini, da quel lato lì, ha fatto davvero tanto. La gestione un po' anomala del Milan, oppure di un Napoli che ha preso un direttore sportivo simbolico ma che non esercitava le sue funzioni, sono stato un po' lì da vedere con risultati diversi, no? Il paragone un po'. Insieme, allora, ovviamente siamo andati un po' lunghi perché abbiamo raccontato, no, questo secondo gol della Roma, secondo rigore concretizzato da Paredes dal dischetto. Che giocatore! Ma anche il terzo, adesso gli daranno il terzo per farlo vincere. Se c'è, se c'è, fanno bene. Non è che c'è la regola. Se c'è. Vabbè. Però, non l'ho capito la polemica. No, perché ha paura che fa il terzo Paredes, capito? Perché sicuramente... No, me ne frega niente, forse non può fare neanche 40 Paredes, per me rimane un giocatore mediocre, però anche se fa tutti i rigori, ha segnato anche i rigori nella finale dei mondiali, quindi proprio mediocre non sarà nella cinquina dei rigoristi. Io lo dicevo così perché, cioè, secondo me gli sta andando tutto bene stasera la Roma. Effettivamente la Roma è stata fortunata. Anche il Real è andato tutto bene con Manchester City, ragazzi. Ma non possiamo gioire visto che è una squadra italiana, no? Ma vedo che non riesce a giocare. No, ma non è che non sto gioendo, non frega niente. Della Roma e dell'Atalanta. Io mica tifo Roma e Atalanta, scusa. Vabbè, però cosa c'è? Tifiamo le italiane, ma dobbiamo... dai, sì. Beh, poi però vogliamo... Poi come gli altri tifano Juventus quando gioca la Juve. Ma io tifo sempre le italiane. Poi vogliamo le squadre in Champions. Mamma mia, Leverkusen ha un soffio dal gol del 2-1 che avrebbe nuovamente riportato la qualificazione. Cioè, va tutto bene. Verso Leverkusen. Lozek, che tra l'altro è l'uomo che ha procurato il rigore, il secondo, qui ha la palla per farsi perdonare. Si gira, sfiora veramente il palo. Ma ci vuole anche un po' di fortuna per fare le imprese. 5 centimetri, non lo so. Per fare le imprese ci vuole fortuna. Stasera tutti romanisti siete. Ci mancherebbe italiani. Ma perché devo tifare per Cusi? Ma tu non tifi per nessuno, io parlo con l'Avi e ti infili. Vabbè, io te quel Milan, ma non posso tifare per la Roma e per l'Atalanta. Magari non tiferò per la Juve e per l'Inter, però per la Roma e l'Atalanta sì. Quando gioca Marcello tifo per la squadra. No, ma io quando ci sono gli italiani in coppa tifo. Ma sì, ragazzi, un posto di incentivi in più, dai. No, ma il ranking UEFA è importante per tutti, cioè cresce il movimento, non è che, cioè, se noi vogliamo che escano le squadre italiane dopo, però tra l'altro sai Paolo che l'Italia è al secondo posto del ranking complessivo, non della stagione, cioè la prima volta dal 2006 che è così in alto, è da praticamente 20 anni, 18 anni che non era così. Ecco, ci siamo tornati insieme, attenzione perché Leverkusen di nuovo nuovamente vicino al gol, adesso c'è un po' di nervosismo in campo. C'è tanta tensione, c'è stata un'occasionissima per il Leverkusen con il solito Frimpong, un'altra grande parata di Svilar. È un peccato perché ha fatto una partita spettacolare Svilar, poi però sia prima che dopo ha sbagliato in quell'uscita, in quell'episodio che sta costando molto molto caro alla Roma, però va anche detto che probabilmente l'ha tenuta in piedi la Roma, quindi non è che senza di lui non sarebbe arrivato a questo punto. Gettare la croce addosso. 20 secondi alla grande festa di Bergamo, che per la prima volta, ora lo possiamo dire, raggiunge una finale europea. C'è tutta la panchina che saltella, abbracciata, fuochi d'artificio sopra il Gavi Stadium. Wow. Aspettiamo solo il fischio finale che arriverà tra 5 secondi, mentre il Bilal Touré prova ad andare anche in porta per il 3-0 che arriva. Eccolo qui, 3-0 Atalanta col fischio finale in contemporanea. Ed è grandissima festa a Bergamo il 22 di maggio. Tra 2 settimane ci sarà l'Atalanta a Dublino.
speriamo contro la Roma, in questo momento contro il Bayer Leverkusen, ma la certezza è che l'Atalanta ci sarà. 3-0, festa grandissima e meritata per l'Atalanta, che ha fatto un'Europa League straordinaria. Non dimentichiamoci che ha eliminato il Liverpool, vincendo 3-0 in casa sua. E il Bilal Touré qui fa vedere perché è stato pagato tutta tanto. La tutto il campionato senza il miglior acquisto del caso. Sì, 30 milioni investiti quest'estate, poi lui si è fatto male, praticamente ha saltato tutta la stagione, è tornato solo negli ultimi due mesi, ma a spizzichi e bocconi, insomma, certo, doveva trovare la condizione, però i colpi ci sono. 3-0 dunque, Atalanta in finale di Europa League, e ora vediamo se la Roma in questi 7 di recupero riesce a fare l'impresa di andare quantomeno in supplementari. Le serve un gol. Sì. Rudi Völler in tribuna, tra l'altro ex ovviamente di entrambe, anche della Roma, ma certo, insomma, bandiera Leverkusen, che sta soffrendo, credo soffra per il Leverkusen. E quanti minuti di recupero ha dato? 7 minuti, Marcello. 7 minuti. Minuti. Beh, ieri c'è stato un quarto d'ora a Madrid. Allora, io avevo interrotto Marcello Chirico. Marcello, si stava parlando niente, di Inter. No, ma io quello che dovevo dire l'ho detto, cioè nel senso che secondo me non è da sottovalutare la seconda parte del discorso che faceva Paolo. Sì. Cioè questi benedetti soldi sono determinanti, il prestito che deve essere rifinanziato è determinante anche per Marotta, Ausilio, per fare mercato, per chiudere anche i contratti attuali con i rinnovi con gli attuali giocatori. Non è una questione da poco, il problema è che quando parli di questa cosa con gli interisti, cioè loro chiaramente fanno melina, non ne vogliono sentir parlare, bisogna sempre, invece è una faccenda grave, cioè una faccenda che determina la gestione complessiva dell'Inter. Sì, ma io non ero allarmistico, ho detto solo che tecnicamente, quali ragioni, perché non faccio giornalista di finanza, stanno aspettando questo rinnovo e la definizione o della continuazione o del rinnovo, di un nuovo rinnovo con un'altra realtà. Ma non è da poco, Paolo. Ma io credo che comunque oramai la strada sia tracciata, cioè nel senso che non c'è più il rischio che Zhang ceda l'Inter e allora ti arriva un'altra proprietà e manda tutto a carte 48. Cioè, nel senso che, oddio, in verità... No, io non sto dicendo questo. Ecco, io sto dicendo che praticamente questi soldi, questo prestito è fondamentale per la gestione dell'Inter. Certo, è solo una cosa... Massimiliano, perché ridi sotto i baffi? No, dimmi un po'. Cioè, perché quando c'era il problema nostro con Elliot, passa di qua, passa il fondo. No, però dico passa il fondo. Non è una roba di tifo, ragazzi. No, ma sto dicendo... Sono robe finanziarie, saranno diverse, non è che tutto uguale. Sto dicendo... Però leggevano questa questione del passaggio al fondo in maniera negativa, perché pensavano cosa farà il fondo, quali sono i progetti che avrà, sarà in continuità con quello che c'è precedente. Quindi non è detto che non sia completamente svincolata la questione del passaggio con una politica societaria che probabilmente sarà la stessa linea. Però... Ragazzi, scusatemi, entra a gamba tesa perché abbiamo in collegamento Alberto Giambruno, che secondo me è al settimo cielo, poi con anche il terzo gol arrivato all'ultimo minuto, incredibile. Alberto, l'Atalanta in finale di Europa League, tutti a Dublino. Ausilio, sul calcio mercato in generale, o meglio, chiedo alla regia la grafica, vi leggo le dichiarazioni che poi andrà a commentarle il nostro Paolo Bargigio. Allora, Gudmundsson, l'unica cosa che posso confermare è che piace all'Inter ed è un giocatore di qualità, ma piace al Genoa e anche ad altre squadre. Oggi siamo a posto così in quel reparto. Arnautovic è sotto contratto e dobbiamo valutare il futuro di Sanchez, perché non è detto che si possa parlare ancora con lui. Buongiorno, mi piace e anche tanto, ma sono tanti i giocatori che mi piacciono e non posso prenderli tutti. Calciomercato a costo zero? Confermo che sarà come quello degli ultimi anni, ormai siamo abituati, non siamo spaventati. Dire che il mercato dell'Inter è già chiuso è una provocazione, ma è anche una verità. Dobbiamo solo ritoccare, la rosa sarebbe praticamente già pronta per il campionato. Cioè, di base, se la società Inter potesse riconfermare la squadra detentrice dello scudetto di questa seconda stella, effettivamente sarebbe già un bel colpaccio, dicono anche i social, dicono tanti tifosi. Paolo Bargigia, tu sai qualcos'altro? No, in più? Ma loro, io credo che sia
anche a livello di cessioni, non sì. penso verranno fatte grosse cose. L'unica ipotesi in questo momento è Dumfries o Dumfries, sì. che non sta rinnovando il contratto, che comunque alla fine non è considerato proprio un indispensabile. Okay. E allora lì poi è chiaro che se dovesse partire lui, è vero che c'è anche Buchanan, però devono anche garantirsi, no, un post Darmian, e potrebbero, che comunque sta andando molto bene, dico, però non è, sì. non è un ragazzino, potrebbero mettere Buchanan a giocare a sinistra e cercare un esterno destro. Si è parlato molto di, beh, all'Inter piace molto Caiode della Fiorentina, poi non lo so, valutazione Caiode o Caiode. Ecco, secondo te il fatto che l'Inter abbia vinto lo scudetto permetterà alla società di non vendere un big? Perché all'inizio avevamo parlato di una cessione importante in questo calciomercato nero-azzurro. Sul centrocampo loro, da quello che ho sentito anche parlando con i dirigenti, come linee guida, poi nel mercato non si sa mai, perché ti può arrivare una mega offerta pazzesca, loro il centrocampo è un reparto che non vogliono toccare. Okay. Cioè, quindi per dirti, Barella... ogni tanto si dice così, però secondo me i tre centrocampisti sono intoccabili. Okay. E dietro, ecco, stanno lavorando ad un portiere, per esempio, perché comunque Audero dovrebbe tornare dal prestito alla Sampdoria e loro stanno trattando questo portiere portoghese dell'Atletico Paranaense, Bento, no? Comunque stanno trattando al prezzo, perché chiedono 20, loro offrono 15. Poi secondo me, beh, Ausilio parlava di Gudmundsson, non credo sia il profilo, è chiaro che tecnicamente è un giocatore apprezzato, mm-hmm. ma l'Inter secondo me davanti cercherà, no, non è a posto, perché credo che Inzaghi abbia chiesto di avere 5 attaccanti, nel senso di tenere Arnautovic, Sanchez dovrebbe partire, però aggiungerne un altro, comunque le competizioni sono tante. Poi arriva Taremi, quindi voglio dire... Hai Taremi, Lautaro, Thuram... potrebbero tenere Arnautovic, accontentare Inzaghi e prendere un altro attaccante. Però operazioni low cost, non operazioni... Sì, quel parametro Gudmundsson zero che abbiamo letto adesso. Gudmundsson è un giocatore che fai facilmente in Premier 35-40 milioni di euro. Assoluto. Cioè il Genoa ha venduto in Premier Dragusin con difensore a 40, nel mm-hmm. senso, non è che... No, sì. era 30 forse. Anche 30. Perché, 30. Fabio, c'è da dire che il prossimo anno, come faceva anche ben notare Max Lavia, cioè avrai un impegno... pesante, no? Tra tutte le varie competizioni. E quindi forse questo quinto attaccante di cui parlava Paolo, di cui ha chiesto Inzaghi, serve come il pane. Serve sicuramente, perché consideriamo che quest'anno l'Inter ha fatto la sua stagione con due attaccanti, perché Sanchez è poco più che un simpatico pensionato. Arnautovic, per quel poco che ha messo piede in campo, soggetto a tanti infortuni, ma anche lui legati all'età e alla struttura fisica, sì. sono più gli errori clamorosi delle belle giocate che si ricordano, quindi l'Inter di fatto ha giocato tutta la stagione con due attaccanti. Però... per cui da 2 a 5 è chiaro che sarebbe il paradiso per Inzaghi. Io credo che potrebbero anche accontentarsi di 4 e il quinto potrebbe essere eventualmente un giovane che va a prendersi spazio dove serve. Sì. Però i 4 devono essere veri. In questo momento ne hanno 3. Lautaro, Thuram e Taremi. Manca il quarto. Si parla del rientro di Carboni, quello del Monza. Ma non dovrebbero, non lo tengono, perché il modulo di Inzaghi penalizza Carboni. Cioè con quel modulo lì giochi con due punte. Lui è un trequartista laterale. Secondo me lo daranno a giocare e non è detto che lo diano al Monza, perché so che lui aveva espresso l'esigenza magari di fare un upgrade ancora, ecco, per andare in prestito. Ecco, Becca, visto che Paolo Bargigia ha un po' tranquillizzato gli animi per quanto riguarda le cessioni, ovviamente qualora, lo diciamo sempre, dovesse arrivare, no? una proposta esorbitante, difficile dire di no, nessuno incedibile nel calciomercato. Detto questo, sei un po' più tranquillo? Hai paura di perdere? L'ha detto Bargigia? No, l'ha detto lei. L'ha detto Vittoria che nessuno incedibile, mica io. No, però ha ragione. Io ho detto che comunque lui è tranquillizzato del fatto che l'Inter in questo momento non ha mastrino grandi cessioni, no? Si è parlato tanto di Barella negli ultimi mesi, sembrerebbe, l'abbiamo letto anche poc'anzi insieme, non li danno. Dalle dichiarazioni di Ausilio, che Barella invece sia abbastanza Bastoni non vuole andare piantato all'estero a giocare.
in casa. Ascolta, Inter. L'Inter sta vendendo tutti, va bene? No, beh, sto dicendo, i papabili. Quindi siete più tranquilli. Io ho detto fate una cosa... cose logiche e soprattutto se siete informati, non avventuratevi. Senti, visto che tu sei informato dell'ambiente Inter, dimmi una chicca di calcio del caso. No, aspetta, dimmi dove ho sbagliato nel dire che potenzialmente il partente è Dumfries. Non ho detto altro. Secondo me, ci sono delle situazioni nel calcio attuale. L'Inter non è mai stata così nell'ultimo... E io l'ho sottolineato parecchie volte. Una volta le squadre erano, diciamo, un po' turbolente. Mm-hmm. Negli ultimi anni l'Inter, anche l'ultimo giocatore che è arrivato 2 mesi prima, sembra che giochi nell'Inter da 10 anni. Sì. Quindi vuol dire che c'è una programmazione. Sì, abbiamo sottolineato con le difficoltà economiche che c'erano. Ma tanto non ci sono più. No, va bene, però Marcello... E Marcello, tra l'altro... Hai tranquillizzato anche tu. Io sono tranquillizzato anche tu. Prima hai detto che se sai delle cose che noi non sappiamo... Marcello, io ti credo. Tu confondi delle cose che non vanno bene. Io ti dico, ci sono ancora dei problemi, però è tutto sotto controllo perché rinnoveranno il prestito, sempre con lo stesso ma con chi fondo. Lo rinnovano il prestito? Lo sai tu? Tu lo sai, visto che sei più informato di me. Sai se con Pinco, che non hanno ancora chiuso, o di nuovo con Okitree? No! Non lo so, chiedo a te. E te ho risposto per quello che so io. Poi tu dici, racconto dalle palle, hai ragione perché sei più credibile te. No, a me non ti sto dicendo che tu non sia, che tu prima hai detto. Io sono tranquillo, stai tranquillo che il prestito arriverà. Io volevo solo sapere, siccome ultimamente le notizie giornalistiche dicono che doveva arrivare questo nuovo fondo Pinco, sembrava tutto fatto e invece non è stato fatto. Allora io ti chiedo, tu hai qualche notizia in più a riguardo e puoi tranquillizzare gli interisti più di quello che posso fare io, e soprattutto se non c'è Pinco c'è di nuovo Okitree, cioè dicelo tu. No, ma perché te lo devo dire a te? Io ti dico la mia opinione. Ma perché scusami, nella trasmissione, cioè tu mi dici che io racconto panzane, che tu invece tu hai qualche notizia in più perché tu conosci. Ma guarda, ci sta chiedendo se tu sai del futuro, appunto, nel momento in cui Pinco è saltato, chi possa rientrare. No, io ti dico, per quel poco tanto che so, mi risulta un mio pensiero fuori da tutti i giochini, questo sa, questo non sa, non mi interessa. Per quel poco che so io, la situazione è sotto controllo. Però non sai con chi sia sotto controllo, cioè il nome di questo fondo. Prima parlava quello là dei fondi. Però ragazzi, posso dire una cosa? Cioè, sulle questioni finanziarie, non possiamo fare come nel calcio mercato che uno fa delle ipotesi. Secondo me ci vorrebbe... Beh, ma non parliamo mai. No, voglio dire, però l'ipotesi sono due. Non sto riferendo a nessuno. Però l'ipotesi sono due, questo è oggettivo. Sto solo dicendo... Però quello che dice Marcello, ce lo sappiamo tutti, lo sappiamo. Parlizzatevi. Aspetta che sta finendo di dire una cosa. Scusa, un minuto. Il fondo che con l'Inter, secondo me, rinnoveranno le stesse condizioni per Okitree. Quindi Okitree rinnovano. La notizia è questa. Era quello che volevamo sapere. Allora, secondo me... In conclusione, Paolo, poi devo andare da Federico per le notizie. Allora, ragazzi, vi avevo anticipato che avremmo parlato di Ausilio, la nostra regia prontamente cambia il titolo. Inter, Ausilio prova a tranquillizzare tutti sul rinnovo di Lautaro. Quindi, caro Verga, io ti leggo queste dichiarazioni. Anche. Sì, perché... super parte, scusi, mi piace questa... Lui è super parte, su lui è l'Inter. Non è super parte. Le dichiarazioni all'Inter non è super parte. Lui è assolutamente parte. Io non voglio sottolineare il fatto che io sia ironico o meno. Io immagino e spero nella vostra lungimiranza, amici. Ma io invece quando parlano Laudio e Chirico, de minimis non curat pretore, quindi non li ascolto proprio. Allora, se la nostra regia ci manda appunto le dichiarazioni, eccole qua, le condividiamo subito con voi. Il prolungamento di Lautaro è una situazione normale che c'è in tutte le società quando si parla di un rinnovo di un top player. E poi qui chiaramente anche Paolo Bargigia ci dirà le sue notizie. Naturalmente a livello economico sposta qualcosa. Quando si parla di questi contratti, a tutte le società serve tempo, c'è la volontà del club di tenerlo per tanti anni, la volontà del calciatore è la stessa e lo hanno detto in tutti i modi. È normale che dal punto di vista economico bisogna trovare un equilibrio che oggi stiamo ancora cercando. Non c'è nessuna fretta, non cambia i programmi dell'Inter e del giocatore che vuole restare qui. Rinnovo Barella,
è una cosa che forse nei tempi può arrivare prima di quella di Lautaro, ma non cambierà l'esito di entrambe le situazioni. Secondo te, alla fine, poi, come si evolverà? Cioè, riusciranno a trovare la quadra? Io te lo dico appunto così, anche a sentimento, e poi sentiamo anche chi magari ha delle vie per cui sa delle cose che non sappiamo noi. Penso proprio che la risposta sia sì, cioè nel calcio, nello sport professionistico di alto livello si dice sempre non esistono più le bandiere, è mm-hmm. verissimo, quindi bisogna anche aspettarsi che questi calciatori puntino esclusivamente al proprio tornaconto economico. Però mi sembra che da queste parti ci sia la volontà, in questo caso ci sia la volontà di entrambi, già sì. più volte anche dichiarata da Lautaro e dal suo agente, di trovare un accordo, e quindi credo, cioè la situazione mi sembra avviata alla definizione dell'accordo, così come anche per Barella. So che questo potrebbe gettare nella disperazione tutti coloro, nessuno presente in studio, che negli ultimi anni ci hanno salmodiato che l'Inter sta per fallire, che ogni deve vendere i suoi pezzi pregiati, che non potrà trattenerli, eccetera, eccetera. Ma però non è vero che si autofinanziano per il dispiacere di questi profeti di sventura, che fino ad oggi non si sono realizzate, direi proprio che sarei stupito oggi se un domani succedesse che Lautaro e Barella non rinnovano con l'Inter. Ecco, sì, tu Paolo che cosa sai in merito a questa situazione? No, ha ragione, Barella è una cosa che secondo me arriverà dopo, credo che in agenda sia un po' dopo quella di Lautaro. Beh, però lui dice c'è la possibilità che Barella si chiuda prima di Lautaro. Sapevo io, no. Ok. E, allora, il discorso è questo. Sono due gli aspetti che stanno un po' ritardando, anche secondo me si andrà verso il rinnovo. Ma intanto non c'è stato più un incontro col suo agente da quando si sono visti a Madrid, quando l'Inter ha giocato con l'Atletico, no? Però è chiaro che i contatti ci sono. La richiesta è ancora tendenzialmente alta, perché c'era la volontà di arrivare a 10 milioni senza bonus. E l'Inter propone comunque come ultima proposta, sono 9 milioni, mettendo dentro dei bonus non soltanto individuali ma anche di squadra, quindi cioè fossero solo individuali, no, magari ti danno un po' più garanzie, di squadra non dipendono solo da te. Però in tutto questo ragionamento c'è anche una ratio, è una trattativa difficile perché le cifre sono importanti e l'ha detto anche Ausilio, ma l'Inter comunque non può in questo momento, in ogni caso, anche se avesse degli accordi, non può ratificare dei rinnovi di contratto, perché c'è questa situazione del rifinanziamento, no? E quindi praticamente non tecnicamente non era a posto, Paolo, devono aspettare a posto. Che vada a posto. C'è il 18, mi sembra. No, è il 20. Li prepari prima, non è che ti svegli al 18 chiaro, e vai. È chiaro, dicono. No, però, io capisco che siete lì. Ho detto, non li puoi depositare, non li annunci perché non li puoi depositare. È chiaro che li prepari. Esatto. Però sono due le cose. Non ci sono ancora proprio precisi con le cifre per Lautaro, ma ci arriveranno. E poi c'è questa cosa per aspettare che sia definita la questione del finanziamento, no? Con Actri, con l'altro che li presta per ridarli ad Actri, cioè non è ancora stata definita questa cosa. E quindi la chiave di lettura è quella lì. A me risulta che è a posto. Non aspettano l'hanno comunicato. I tempi, però ognuno si tiene le proprie fonti e poi... No, beh, no, scusami, le fonti. Fa una ricerca su Google e dimmi se c'è un comunicato ufficiale dove l'Inter spiega la situazione finanziaria. Ok, hai ragione tu, io mi tengo la mia. Cioè io, guarda, non sono... Io provo ad avere l'umiltà che su questioni finanziarie... Attenzione! Ai. Il gol del Leverkusen è autogol. Un clamoroso l'unico autogol. Errore di Svilas. Con forse il primo errore di Svilar da quando è diventato titolare nella Roma, questo è un gollonzo, Svilar sbaglia l'uscita. Loro dicono che c'è uno fallo. I giocatori eh? Della Roma perché chiedono un fallo, ma secondo me, da come l'ho vista io in diretta, è Svilar che esce a vuoto. Però adesso la rivediamo, chiaramente. De Rossi sta andando a parlare col quarto uomo dicendogli ricontrollatela bene.
Dall'immagine non sembrava che fosse stoccolato qualcuno. No, anche a me non però, sembrava. Però magari ci sbagliamo magari, eh. Vediamo, sì. Vediamo. Per ora il Leverkusen sta festeggiando. Non ci fanno vedere un replay. Vediamo. Eccolo. Qui. Allora, calcio d'angolo, Svilar che esce. No. Secondo me si scontra con Smalling. Con Smalling. Poi la palla su Mancini. Però Svilar esce a vuoto, la liscia completamente, va contro Smalling, qui non c'è nessun fallo da parte del Leverkusen. Il gol è sicuramente fortunoso, perché questo è proprio un autogol casualissimo, insomma, la palla sbatte su Mancini, sulla faccia ed entra in porta, però io credo che sia un gol regolarissimo e quindi 1-2 cambia di nuovo tutto. Adesso la Roma deve fare un altro gol per andare ai supplementari oppure verrà eliminata. Tra l'altro De Rossi aveva appena inserito Ebram al posto di Pellegrini e Smalling al posto di Angelino, passando credo alla difesa 3. Vediamo se cambia ancora qualcosa, magari si gioca la carta di Bala, non lo so. Credo abbia messo autogol di Mancini. Sì, autogol di Mancini, sicuramente. Che infatti Mancini, se non ho visto male, poi si butta a terra, no, Federico? Sì, era sperato. Che magari... Sull'errore di Svilar, la palla sbuca improvvisamente e picchia proprio in faccia a Mancini, che non la vede neanche arrivare. Purtroppo. Eh sì, ragazzi! Che sfortuna! No! Che grande sfortuna, veramente, non meritava. Tremendo, Marcello, sei tremendo. È girata finora è girato tutto giusto per la Roma, tutto. Vero. Una cosa che gira a favore del Leverkusen, se dobbiamo dire, però povera Roma. No, però ammetterai che è una cosa molto fortunata. Dovessimo essere onesti, in questo momento il risultato non dovrebbe essere 1-2, dovrebbe essere come minimo 3-2 per il Bayer Leverkusen, però appunto, se abbiamo sempre detto, si vive di episodi, finora gli episodi avevano girato solo in un senso, adesso è girato... Anche a Real Madrid in passato Manchester City, cioè non è che... Comunque su questa storia di Lautaro, io seguo molto quello che ha detto Paolo, perché anch'io penso che non ci siano dei problemi con Lautaro. Lautaro vuole restare, l'ha dichiarato più volte, probabilmente è un problema sulle cifre, però la seconda parte che ha detto Paolo non è da sottovalutare, perché gli interisti in genere su questa parte sempre preferiscono non parlare, dire no ma non c'entra niente, ma tanti soldi arrivano, ma Zan ci penserà. Ma non è insomma così da poco questa questione del prestito, perché se tu addirittura non puoi nemmeno ufficializzare un rinnovo con un giocatore che praticamente dai per scontato che resterà lì, perché mancano i soldi, perché se non ti arrivano i soldi in prestito non puoi fare quello che vuoi, allora non è tanto da poco questa questione di Okitrie del prestito che non riesce a rinnovare Zani. Ti interrompo, andiamo in pubblicità, ripartiamo da te. A fra poco, perché avevamo annunciato la pubblicità, poi c'è arrivato il gol. A fra poco.